Amici e cari amiche di Total Photoshop, ben trovati in questa nuova puntata della nostra Tutorial TV. Io sono la Cri e siamo in compagnia del buon Illustrator. Quest'oggi ragioniamo con Illustrator come se stessimo ragionando con InDesign. Mi spiego meglio. Abbiamo la possibilità di importare immagini in Illustrator e ovviamente di ridurle, ingrandirle, mascherarle, perché no? E proprio le maschere sono quelle cose che andremo a vedere in questo momento, perché attraverso le maschere abbiamo la possibilità anche di creare una traccia intorno all'immagine che abbiamo inserito, un po' come facciamo con i box di InDesign. Ma per spiegarmi meglio andiamo direttamente a monitor. Siamo davanti a un semplice impaginato realizzato proprio con Illustrator, quindi abbiamo dei box, un'immagine inserita, ovviamente delle grafiche vettoriali e del testo. Questa foto che ho inserito proprio qui nello sfondo, lo possiamo vedere anche dai livelli, può essere tranquillamente ad esempio mascherata. Posso quindi creare una sorta di selezione intorno alla porzione di immagine che voglio appunto evidenziare, seleziono entrambi, attraverso il menu oggetto creo una maschera di ritaglio. A questo punto ho la possibilità di attribuire, perché no, una traccia alla maschera che ho appena realizzato. Selezioniamo anche un colore che sia piuttosto evidente, apriamo il pannello della traccia, aumentiamo la nostra traccia e voilà, ecco fatto. Ma torniamo indietro e andiamo ad eliminare questa selezione, non tutto ovviamente, soltanto la porzione ellittica, e decidiamo di mantenere l'intera fotografia esattamente così com'è, impaginata all'interno appunto del mio foglio. Ora vorrei attribuire una traccia, ma come potete vedere non ci riesco, o perlomeno il percorso di default non mi è concesso. Vado ad aprire quindi il pannello dell'aspetto e provo ad attribuire anche di qua una traccia. Come potete vedere, anche in questo caso, pur facendo crescere i punti della mia traccia, questa non è visibile. C'è un escamotage che possiamo attribuire, ovvero dobbiamo definire come oggetto forma la nostra immagine. Il passaggio è veramente molto semplice. Come fare? Andiamo quindi, una volta selezionata la nostra immagine, nel menu effetto andiamo a convertire in forma. Convertendola in forma rettangolare, come potete vedere, attraverso l'anteprima abbiamo la possibilità di visualizzare la traccia. Ora, la nostra traccia, che ha uno spessore di 10 punti, si trova a una distanza dalla larghezza maggiore di 6 mm e qualcosa, e anche dall'altezza. Portiamo quindi questa distanza a 0 e vediamo che la nostra traccia, ovviamente una distanza sulla dimensione relativa, la nostra traccia va a posizionarsi esattamente intorno alla nostra immagine. Voilà! Ecco, attribuita una bella traccia all'immagine che abbiamo appena realizzato. Ma non solo, possiamo permetterci anche di fare un altro effetto, ovvero, sempre selezionando la nostra immagine, sempre attraverso il menu aspetto, ora che abbiamo realizzato appunto questa immagine, possiamo andare ad attribuire anche un riempimento. Scegliamo un colore tipo questo verde. Perfetto. Anche in questo caso applichiamo il rettangolo alla nostra immagine. Voilà! Abbiamo riempito di verde il nostro rettangolo che prima ospitava l'immagine. Non era quello che volevo creare, io volevo virare la mia immagine, fare in modo che anziché quel blu predominante ci fosse appunto questo bel verde che ho selezionato. Come fare? Anche questo è semplicissimo, perché siamo nel pannello dell'aspetto. Attraverso il riempimento, ovviamente all'opacità, con un doppio clic, anzi con un semplice clic, ecco che abbiamo la possibilità di variare il metodo di fusione del riempimento. Quindi da normale scegliamo il metodo di fusione colore e immediatamente la mia immagine viene virata sul verde. Chiudiamo. A questo punto abbiamo la possibilità di scegliere veramente il colore che vogliamo. Ritornare quindi all'azzurro di prima o, perché no, portarlo in scala di grigio, scegliere un seppia o ancora il verde che avevamo scelto prima.
Bene, ecco come poter attribuire degli effetti alle immagini di Illustrator prendendo un po' spunto da quello che possiamo fare sia da Photoshop che da InDesign, proprio con la possibilità di attribuire anche il bordo alle nostre immagini. Termina qui anche questa puntata, non mi resta che salutarvi, ricordarvi di iscrivervi gratuitamente alla nostra newsletter e di comunicare con noi attraverso i social network. Tutti i click li trovate qua sotto. Ciao a tutti e alla prossima dalla CRI.